Grazie Presidente, cercherò di essere breve perché è molto lungo il calendario quest'oggi, però poiché i colleghi proponenti fino adesso hanno fatto melina, non volendo esplicitare esattamente contro chi ce l'avevano e quindi farci capire bene il perché, perché poi nelle righe qua non c'è scritto da nessuna parte quello che loro hanno detto, nulla facenti, oppure persone che mandano in giro i bambini, accattonaggio. Poi finalmente si sono scoperti e parlano dei campi Rom. Allora è ovvio, noi nel nostro piano prevediamo che le persone che ne hanno fatta richiesta abbiano rispettata la graduatoria, la casa popolare, ma l'avrebbero avuta anche se noi non chiudevamo i campi Rom. E in ogni caso prevediamo per chiuderli, perché non è che noi possiamo prenderli, buttarli in un sacchetto e portarli a Rocca Cencia. E prevediamo ovviamente per le persone che si adeguano di dargli una giusta sistemazione che sia anche legale. È ovvio che loro non sanno assolutamente di cosa stanno parlando, perché forse non lo hanno letto, ma stanno usando beceramente questa cosa come un atto di volontà politica, e onestamente si richiamano anche a valori come la comunità. Beh, è ovvio, la comunità è una cosa molto importante, lo dico perché sono stata cattolica per molti anni. La comunità è quella che aiuta colui che ha più bisogno, a prescindere dal momento in cui si presenta a bussare alla comunità. E quindi è questo quello che noi dobbiamo fare, se veramente vogliamo essere una comunità e una comunità accogliente. Ed è quello che si prefigge il Comune di Roma Capitale. Io capisco, loro hanno tanta paura del diverso sotto ogni forma, del diverso che ha un'altra etnia, del diverso perché è disabile, del diverso sotto qualsiasi forma, del diverso perché magari non ha le stesse loro inclinazioni religiose, politiche o sessuali. Beh, però bisogna invece avere coraggio e imparare a convivere con tutti. E questi principi di residenzialità, onestamente, a noi non piacciono, e quindi questa delibera la bocceremo. Grazie.